Quando parlo di fobie, le persone capiscono benissimo le fobie dei ragni, dei serpenti o dei topi, ma rimangono stupiti a pensare che qualche persona possa avere la fobia delle galline e dicono: ma le galline sono così innocue. Ma Valeria non ha la stessa opinione. La sua fobia si è talmente generalizzata che si è estesa alle uova. E anche entrare in una macelleria può diventare per lei un dramma. Vedremo come aiutarla a superare la sua estrema fobia. Mi chiamo Valeria Padalino, ho 26 anni, sono una studentessa. Sono qui per cercare un po' di curare la mia fobia. Io, diciamo, non riesco proprio a tollerare le galline, da lì si è un po' generalizzata a tutti i volatili, quindi le colombe, gli uccelli in generale. Quando esco fuori, le colombe sono ovunque, sono inevitabili, e quindi anche lì cerco di destreggiarmi un attimino e magari camminare di un lato e ritrovarmi poi nella parte opposta, perché di fronte a me c'è una colomba e quindi non riesco a continuare a proseguire in maniera tranquilla. Ho deciso di superare questa fobia esclusivamente per avere una vita più tranquilla e più serena. Mi farò vedere dei disegni o delle foto. Lei mi quantificherà il suo disagio da 0 a 100. La valutazione attraverso strumenti ci permetterà di misurare la tensione muscolare, la risposta elettrodermica, il battito cardiaco. E questo ci è utile per avere un indicatore dell'intensità del disturbo del problema. Questo disegno. Parecchio il Quant'è? disagio. Un 80. Già 80. Va bene. Saliamo, sì. È già più reale, quindi fa. Aumenta. Se io gliela avvicinassi, gliela voglio. No, va bene. Così. Sì. Così troppo. No, Va voglio bene. sapere. Sì, no, fa Fida proprio. da noi. Quant'è? No, qui accendo proprio. Sì. Qua siamo in un pollaio. Quant'è? Sui 50 perché è distante, quindi lo percepisco come distante. No, così poi. No, così sale. Così? Non le davano anche noi le zampette? Ecco la zampetta. No. No, va bene così. Va bene così. Sì. Successivamente passeremo a fare la valutazione in vivo che ci aiuterà per comprendere bene i pensieri che attiva la persona e i comportamenti che mette, cioè se tende a evitare o affrontare le situazioni, cioè come si comporta. Adesso andremo a vedere delle galline. Già solo l'idea di andare a vedere le galline, quanto disagio le crea da 0 a 100? Direi già sono un buon 70% di ansia, di agitazione più Sente già delle che. risposte emozionali? Che cosa Sì, avverte? sono brividi, un po' di tensione. Non per il freddo. No, non è per il freddo, non ho già so. Ho le mani sudate, nonostante i guanti, ho già le mani Ha già le sudate, mani sì. sudate. Sì, no, da lontano le possiamo vedere così, però se si muovono già. No. È salita un po' l'ansia. Va bene, sì, parecchio, quando ho visto No, che sai, le stavano galline lì. si muovono, No, sai. non lo so, quello è vero. No.
a muoversi si muovono, okay. Però ti garantiamo che resteranno in quella zona lì. Ok, va bene, d'accordo, sì. Va bene. Quanto ti senti di avvicinarti? Tipo fino... No, là non... Fino all'asta qui? Là io non ci vado. Fino all'asta qui? Possiamo provare, però proviamo. Non assicuro nulla, sì. Dai, avvicinati. Ok, così le vediamo bene almeno. Però come vedi le zampe non è che si vedano tantissimo, sono coperte da... No, ma mi fa proprio senso già vederla proprio una gallina, perché io è tantissimo tempo che non vedevo una gallina dal vivo proprio. Mi fa senso. Non andiamo avanti? Nel senso, no, come distanza va bene così, no, anche così. Perché la tiene ferma, ho paura sempre che con che le zampine... Sì. Valeria non si è avvicinata a meno di 10 metri. E con la valutazione anche strumentale possiamo dire che la sua è una fobia realmente intensa. E ritengo sarà necessario un percorso abbastanza lungo e impegnativo per riuscire a superare la sua fobia. Oggi iniziamo la nostra terapia dell'esposizione. E lo faremo semplicemente attraverso le foto e le immagini. Ci concentreremo su un'immagine alla volta fino a quando tu avrai azzerato il livello di ansia, dopodiché passeremo a quella successiva. Va bene? D'accordo. Ok, ci proviamo. Allora, iniziamo con la prima immagine, questa gallina disegnata in bianco e nero. Quant'è il livello di ansia che senti da 0 a 100? Direi comunque un 40, perché comunque vedendola così percepisco che non è reale e quindi mi sento non tranquilla, però riesco comunque a rimanere focalizzata sull'immagine. Quindi riesci a tollerarla? Sì, riesco a tollerarla. Ma se ti chiedessi di toccarla tipo nella zona della testa, piuttosto che proprio su tutto il corpo, piuttosto che poi arrivare sulle zampe? Ci posso provare, cioè non mi fa proprio un senso. Fallo pure. Si fa un po' impressione però. Ok. Sento. Cosa senti a livello... No, sento le mani sudate e ho tipo tremorie, però non so, forse perché è paura di più, quindi per quello mi fa... Con l'abituazione Valeria sarà in grado di ridurre progressivamente le risposte emozionali che attiva. Ci prepariamo ad esporci alle galline colorate, no? Come sono in natura. E quindi ne coloreremo una insieme, inizierai a colorarla. Per intero? Beh, adesso iniziamo a fare magari qualche parte, poi come compito a casa dovrai terminare di colorarla e l'attaccherai insieme alle altre galline invece disegnate che abbiamo già visto. Bravissima! Brava! Buongiorno Valeria, come stai? Bene, grazie. Sono venuta a trovare te e Matilde per vedere come si trova Matilde in casa tua. Sì, ho cercato di accoglierla al meglio possibile. Al meglio? Sì. Ok, quindi hai effettuato i compiti che abbiamo stabilito, sì. Hai attaccato le galline e poi hai cominciato a colorarle di mano tua. Sì. Come ti senti rispetto all'altra volta? Va un po' meglio? Sì, no, mi sento abbastanza più tranquilla, soprattutto l'immagine in bianco e nero non riesco a gestirla. Come mi hai detto tu, comunque la mattina o comunque durante il giorno ci iniziamo a parlare, la saluto, comunque riesco anche a gestire bene quando tocco l'immagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7.
Oggi abbiamo iniziato un po' a toccare di più Rosita, la seconda, quindi la gallina colorata. Nel toccarla, diciamo che le sensazioni comunque sempre di ansia, le mani sudate, cioè tutto quel stato ansioso che mi crea, continua comunque ancora. Viene proprio difficoltoso mantenere. Ce la puoi fare, dai. Insieme, Rosita, supereremo anche questa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Forza, Rosita, dai che ci stiamo arrivando. Potrei dire su, non so, sui 40, 45. Cioè, non riesco bene o male a quantificarla, però Rispetto a prima rispetto a prima, sì, no, mi che era molto sento alta. le mani meno sudate e quindi Sì, già da sì. lì l'avverto. Per noi tutti questo è solo un disegno di una gallina, ma per Valeria non lo è. Per lei è una gallina vera, reale. Allora, quando Valeria vede il disegno, finché è davanti, pensa di controllarlo, pensa di controllare la gallina, ma quando le viene messo dietro il capo, ha paura di perdere il controllo, in qualche modo che la gallina l'aggredisca. Sei, sette, brava, vai che manca poco, otto, nove, dieci, vai, undici, bravissima. Vedendo comunque l'immagine proiettata nello specchio, sinceramente ho iniziato già a diminuire tutte le volte, cioè ad essere un po' più rilassata e continuando sempre con l'esposizione, man mano comunque l'ansia tendeva a diminuire sempre di più. È riuscita a superare questa difficoltà e siamo poi passati alla gallina più realistica, proprio a una foto di una gallina. Sale parecchio. Non dico 80, ma 78, io la sento. Per aiutarla ancora di più abbiamo poi deciso di utilizzare l'attività fisica. L'attività fisica è stata la soluzione, credo, migliore perché è riuscita a scaricare meglio l'adrenalina ed è riuscita addirittura ad arrivare a una distanza che probabilmente avremmo raggiunto in molto più tempo utilizzando solo il rilassamento, e Valeria è stata soddisfatta e quindi i risultati sono assolutamente ottimi. No, devo stare ferma e concentrata all'obiettivo. Quante lance? Scende, scende un pochettino. Quante? Sento sui 65, non vorrei essere troppo. L'attività fisica è utile non soltanto per ridurre l'ansia, ma anche per imparare a competere, ad affrontare le situazioni e a non cedere. Allora, questa è la vista del pollaio, Sì, giusto? sì, 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 sì. Basta. Allora, adesso lo metto via, d'accordo? Sì. Chiuda gli occhi e usi il rilassamento che hai imparato, Sì. eh? Usa la respirazione diaframmatica, lascia andare bene le gambe e le braccia. Immagini questa foto del pollaio che praticamente lo prende e se la mette No. in testa. Ha in testa la foto del pollaio. No, no. Fa senso. È insopportabile. No, no, no. Soltanto immaginare la foto del pollaio, Valeria si contrae ed emette un comportamento quasi di difesa per proteggersi dalle galline. È un comportamento diverso da molte altre persone che soffrono di fobie, che tendono a urlare e a fuggire. Stop, stop. Non si rilassi, poi lo faremo in immaginazione più volte finché non le darà più. Valeria inizierà con Sonia la desensibilizzazione sistematica, cioè si rilasserà e immaginerà la situazione ansiogena. Questo le permetterà di procedere poi più velocemente nel programma.
Quella di Valeria è proprio una fobia intensa. È un lavoro graduale e stiamo procedendo passo dopo passo e lei gradualmente sta migliorando. Si è esercitata a casa e questo le ha permesso di affrontare delle immagini difficoltose come quella del pollaio e quella delle zampe di gallina. Tra le tecniche che abbiamo utilizzato abbiamo lo scambio dei ruoli, l'inversione dei ruoli, dove io facevo la parte della persona in difficoltà e dove Valeria doveva cercare di indirizzarmi e suggerirmi le soluzioni più pratiche per gestire l'ansia. Prendi questa immagine, la focalizzi bene, poi dopo, poco a poco, la metti in testa proprio così, no, rilassata. Così? Sì, così. E Così. la tocchi. Guardi l'immagine bene, respiri lunghi e profondi, così servono per tranquillizzarti. E poi così metti l'immagine, la quale finite di guardare, e poi la passi piano piano. Non faccio così, sulla testa così. L'inversione dei ruoli è una strategia decisamente potente e insegna la persona a prendere un distacco dalle proprie risposte emozionali, a parlarsi in modo positivo e a competere con se stessa. Dopo 40 ore di terapia, Valeria è in grado di affrontare la situazione reale, cioè trovarsi a contatto con la gallina. Sonia ed io le faremo da modello e la tecnica che impiegheremo è il modellamento partecipante, particolarmente utile per superare le fobie. Puoi buttare anche. Troppo. Io a quest'ora penso che ero già alla stazione. No, mentre si continua a guardare la gallina, perché poi diventa una si abitua all'immagine della gallina e poi tranquilla. Ok? Avevo l'ultima volta 14 anni quando l'ho vista così da vicino. No, ma dobbiamo riuscirci noi, perché so come funziona, come era con le immagini, quindi questo mi sto dicendo in questo momento. Ci riuscirai come hai fatto con le immagini. Riuscire a toccare la gabbia, il mio obiettivo. Poi magari quelli dopo. Vediamo dopo. Ce l'hai quasi fatta. Ci sei? Ti manca solo una mano sulle gambe. Non è facile. E oggi ci riuscirai, ci penso, oggi ci riuscirai. Uno. Ah, ci siamo riusciti. Sono soddisfatta perché comunque ci sono riuscita. Distrutta in questo momento perché mi sento proprio la tensione che è stata tanta oggi, è forte, che ho avvertito, però contentissima, veramente. Con la terapia dell'esposizione, la persona impara a modificare i pensieri, controllare le risposte emozionali e gestire meglio il proprio comportamento. All'inizio l'apprendimento sarà un po' lento. Ma acquisite delle competenze e delle abilità, la persona procederà rapidamente e riuscirà ad esporsi bene nelle situazioni reali. Ormai niente più può fermare Valeria. Ha preso talmente confidenza con il proprio coraggio che non si è data più nessun limite. L'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta. Vada su, vada, ce l'ha lei. Vai che c'è, vai, forza. L'ha fatta, brava. Vittoria, forza, dai. Brava, ce l'ha fatta. Ha preso la gallina in braccio, è riuscita a darle da mangiare, in un primo momento anche qui con i guanti, ma poi a mani nude, ed è riuscita addirittura a stare da sola nella stanza con la gallina libera che scorazzava, senza temere troppo la sua presenza. Respiri. Sto respirando. Adesso mangia dalla sua, c'è anche il tempo. Guardi come mangia bene dalla tua mano, mangia meno dalla tua che dalla mia. Contenta anche. La Una gallina contenta. accoppa. Così. Lascia. Sì. Ok. 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 Ok.
facile ora, non è più come prima, perché prima mi scivolava la mano qui. È una gallina questa, hermano, sì. Ora soddisfattissima. La guardiamo meglio per capire se è proprio una gallina. L'obiettivo era quello di toccare la mia vittoria e sono riuscita a toccarla. Sono, dire, contentissima è poco perché... Cioè, ci è voluta molta motivazione, molta determinazione sotto questo aspetto, perché diciamo qualche momento in cui un po' una cede, un po' di sconforto c'è stato in questo periodo, però sono riuscita a superarlo proprio. Mi sento fiera e soddisfatta in questo momento, sono soddisfatta di quello che ho fatto e di come sono arrivata finora. Non mi viene le parole che sono. Dopo un mese e mezzo di training intensivo, sì, molto intenso, abbastanza, vediamo cosa riesce a fare. Okay. Valeria è pronta per la prova finale. Siamo convinti che l'affronterà con tranquillità e grande disinvoltura. Ecco, ce l'ha fatta. Ora la guardo negli occhi, non mi fa più, cioè, quella paura che avevo prima a guardare l'immagine. È davvero emozionante vedere Valeria che si muove tranquillamente in mezzo delle galline libere. Questo dimostra che la terapia ha avuto pieno effetto e lei è completamente libera dalle sue fobie. Brava Vale! Però tutte e due no! Parola giusta per me è soddisfatta, anche fiera, ecco, quello sì, perché mi sono proprio messa in gioco e ci sono riuscita, cioè cosa che non pensavo veramente, però ci sono riuscita. È stata una sfida avvincente affrontare questa fobia particolarmente intensa, ma con costanza e determinazione e dopo 80 ore di terapia siamo riusciti a superarla. Thank you.